Singolare episodio ieri notte a Bolzano all'altezza del civico 23 di via Dalmazia. Guarda, stanotte è stato incredibile, ero qua che stavo facendo pulizie. Nel corto Viottolo, dove si trova il bar Attimo Fondente, alcuni testimoni hanno riferito di aver scorto un grosso mezzo in evidente divieto di sosta parcheggiato nel giardino del locale. Davanti a quella che pareva una slitta, diversi animali che hanno scatenato anche le proteste dei residenti perché privi di sacchettini per la raccolta delle deiezioni. Intorno, però, un'atmosfera di ingiustificata magia. Mi vedo le renne, la slitta con Babbo Natale che mi ha chiesto gentilmente di tenere qua la cassetta con le lettere per i bambini e con i desideri da esaudire per i bambini, perché verrà a ritirarle praticamente prima di Natale. Quindi le ha assicurato che passerà prima di Natale a prenderle? Assolutamente sì, la notte prima di Natale viene e ritira la cassetta per esaudire proprio i desideri di tutti i bambini che vengono qua nel locale. Anche l'ufficio postale di Rovaniemi e il commissariato Lappone della Guardia di Fragranza hanno confermato la delocalizzazione del servizio di consegna letterine. Sarà bene quindi che i bambini si affrettino per consegnare i propri desideri. Tutte le liste delle letterine saranno lette in prima persona da Babbo Natale prima di essere dirottate alla filiera elfica dei doni. In tempo, chiaramente, per la notte di Natale, quando la slitta tornerà a volare. Stavolta, però, il babbo pare aver assicurato di portare con sé anche i sacchettini per evitare le multe.